Oggi prepariamo un delizioso ciambellone con mele, banane e pere. Semplicissimo da fare, ma soprattutto buonissimo. All'interno di una ciotola mettiamo una banana matura e la schiacciamo con la forchetta. Aggiungiamo anche un uovo, un bicchiere di yogurt, un quarto di bicchiere d'olio, in questo caso ho utilizzato l'olio d'oliva, ma va benissimo anche l'olio di semi. Come potete vedere, la quantità di grasso di questo ciambellone è veramente pochissima. Aggiungiamo anche un bicchiere pieno di zucchero. Ho scelto di utilizzare poco zucchero in questa ricetta perché la frutta è già bella dolce. Mescoliamo il tutto per benino e in seguito aggiungiamo la farina e il lievito per dolci. Aggiungiamo anche un cucchiaio di aceto di mele che renderà il nostro ciambellone ancora più soffice, tranquilli che l'aceto non si sente una volta cotto. E ora non dobbiamo fare altro che aggiungere la frutta tagliata a pezzettini all'interno. Sbucciamo una pera e una mela, affettiamo tutte quante a pezzettini piccoli piccoli, le mettiamo all'interno dell'impasto e un pochino di cannella. Mescoliamo il tutto e l'impasto del nostro ciambellone è pronto per essere versato all'interno di una tortiera di 20-22 cm con il forno centrale. Una volta che abbiamo messo il ciambellone all'interno della nostra teglia, non dobbiamo fare altro che sbucciare e tagliare a fettine molto sottili una mela bella grande. Sistemiamo sopra le fettine e spolveriamo con un pochino di zucchero. In seguito inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti. E questo è il risultato. Per sformare il ciambellone vi consiglio di aspettare che si raffreddi un pochino, dopodiché lo potete rimuovere dallo stampo. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate tanti mi piace e condividetela con i vostri amici. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdere le prossime ricette. Un bacione e ci vediamo prestissimo, sempre qua, su Ricette di Gabri.